Inizia con una sconfitta l'avventura dell'Altino Volley nel campionato femminile di Serie 2 di pallavolo. Le rossoblù sono state superate 3-0 dalle comasche dell'Albese. 25-17, 25-15, ancora 25-17 la contabilità dei parziali. Risultato che non sorprende considerando l'esperienza e la qualità delle avversarie al loro quarto anno nella serie cadetta. Di contro le frentane hanno scontato anche l'emozione del debutto. Abbiamo iniziato bene, comunque l'emozione c'era sicuramente e poi un po' di intoppi così, la squadra è sempre più unita ma c'è comunque tanto a lavorare, quindi andrà sempre meglio. Si poteva e doveva fare meglio, dice a fine gara coach Gian Domenico. Le sue ragazze hanno sofferto la battuta delle avversarie, capaci di mettere a segno 7 punti dai 9 metri, il che ha conseguentemente condizionato la fase di attacco. Questo deve essere un insegnamento, non tanto la sconfitta, ma come abbiamo interpretato la gara, perché noi dovevamo perdere giocando in un modo diverso. Siamo partiti discretamente nel primo set, stavamo punto a punto fino a un certo momento del set, poi abbiamo cominciato con svariati errori, loro hanno alzato il livello e abbiamo fatto fatica. Però ripeto, c'è differenza sicuramente come potenziale, come capacità, come esperienza, ma la differenza non può essere questa.